Daniele Tarantino con Profeta, ben ritrovati, buongiorno a tutti, io sono Elisa, giro di tacco, venerdì con un grandissimo ospite, l'abbiamo appena visto nella videoclip, ovviamente se volete inviare qualche messaggio 393-7366-888, beh l'accogliamo, Daniele Tarantino, benvenuto, ciao! Eccoci qua, ciao, ciao, grazie dell'invito, grazie dell'invito. Grazie a te per aver accettato. Senti, come stai? Perché mi hai detto che sei un po' raffreddato qualche male di stagione. Ma qua quando i bambini partono con la scuola, poi portano tutto a casa e noi ovviamente recepiamo tutto quanto perché è normale che sia così. Però niente di che, dai, stiamo bene, stiamo bene. Quelle cose passeggere. Poi sai che non bisogna prendere il sole nei mesi con la R, cioè praticamente quasi tutti perché ti arriva il raffreddore, no? Sì, esatto. Ecco, la sapevi anche tu questa cosa. Senti, Daniele Tarantino, l'ho detto anche in radio, un cognome, una garanzia perché siete una famiglia di musicisti. Ma tu quando hai capito che la musica doveva essere anche la tua strada? Sinceramente non me lo ricordo perché la musica è entrata in casa mia subito praticamente perché mio papà canta da quando era proprio giovane giovane. Ho iniziato con tutt'altro genere, nel senso che facevo parte di una cover band, di alcune cover band, quindi facevo tutt'altro genere di musica. Poi la strada mi ha portato verso la musica da ballo insieme a mio papà e a mia sorella nel 2006 e poi sono entrato nell'orchestra italiana Vagutti nel 2011 e poi nel 2015 ho aperto la mia formazione. Quindi la vita è stata sempre un po' in musica, anche se ho studiato tutt'altro perché sono diplomato odontotecnico, quindi non c'entra assolutamente niente con la musica. Però poi non ho mai fatto di progetti, le cose si sono susseguite così. Ma è così secondo me quando si nasce in una famiglia di musicisti, anche se uno vuole fare un po' la pecora nera, alla fine finisce nell'ambito perché l'impronta c'è, l'impronta viene data fin da piccoli e quindi insomma una cosa sicuramente apprezzabile. Orchestra Italiana Vagutti, che ricordi ti porti dietro di quel periodo, ma anche di tutti i tuoi esordi? Perché immagino che tu abbia calcato un sacco di palcoscenici. Ma ce ne sono talmente tanti, e poi in quel periodo lì è stato veramente un periodo d'oro perché abbiamo fatto, che ne so, l'Ariston, abbiamo fatto una tournée in Canada alle cascate del Niagara, abbiamo fatto delle manifestazioni bellissime a Monte Carlo con Ezio Greggio che presentava il Festival della Comédie. Proprio a Monte Carlo e noi eravamo orchestra base, quindi un sacco di soddisfazioni. Poi è una palestra unica che ti insegna veramente tantissime cose, tantissime malizie, come stare sul palco, come muoverti, come poter parlare, cosa dire e magari cosa anche non dire, che io a volte parlo anche un po' troppo e quindi bisogna tacere un attimo. Eh sì, ci sono dei tempi, ma vale per la radio, vale per la televisione, vale per chiunque faccia un lavoro con il pubblico e ha comunque una grande responsabilità e una grande influenza. Questo non lo dimentichiamo assolutamente. Senti, io mi sono soffermata sulle cascate del Niagara. Com'erano? Perché io le ho sempre Ah, te viste. la Hai racconto. presente il film con chi era? Marilyn Monroe, Niagara, bellissime queste cascate. Quindi, che sensazioni ti danno che magari una visita ce la faccio anch'io più avanti? Allora, ti racconto com'è andato il viaggio. Noi non sapevamo bene cosa ci aspettasse perché la manifestazione si chiamava Sanremo Story. E quindi praticamente accompagnavamo tante persone che avevano avuto a che fare col Festival di Sanremo, con noi quell'anno ricordo Alejandro Baldi, Alexia, Paolo e Chiara, Tony Dallara, cioè un sacco di personaggi e abbiamo preso l'aereo, siamo arrivati lì, quando scendiamo arrivano con una limousine a prenderci, noi immagina, cioè in tuta, no? Vagutti. Esaltati al massimo, e ci arrivano a prendere con la limousine, ci portano all'Hilton Hotel, aprivi le tende, cascate del Niagara Mamma. sotto, vasche idromassaggio, di tutto e di più. Arrivavamo sul palco, ci attaccavano pure le cuffie, ci regolavano l'asta del microfono, quindi è stata un'emozione veramente incredibile. E poi poter cantare davanti a tantissime persone, e soprattutto emigrati.
degli anni 50, 60, italiani che ricordano ovviamente con grande affetto la musica italiana, venivano apposta lì. Poi ti dico solo questo: c'era un Led Wall, il giorno prima di noi c'era Michael Bolton, il giorno dopo c'era Natalie Imbruglia. Vedere questa cosa qua ho detto, ma se sembrava uno scherzo, una favola, invece era tutto vero. Le cascate ti posso dire che sono straordinarie, sono bellissime. Guarda, se posso fare una piccola critica, è proprio quello che gira intorno alle cascate, cioè il paese. Sembra un po' di entrare, per farti un esempio, a Gardaland. È tutto un po' finto, no? C'è la Casa degli Orrori, la cosa con i Guinness dei primati. Ecco, forse quella è l'unica cosa che mi ha un po' destabilizzato. Pensavo fosse in un contesto molto più naturale. Infatti, adesso che mi dici questa cosa, non la sapevo, perché uno pensa di trovarsi in un bellissimo contesto anche dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, invece così sembra il parco di divertimenti, insomma, cozza un pochino, però sicuramente da grandi emozioni. Poi, entrare a Tantissimo. contatto, ecco, questo volevo chiederti, con tanti personaggi grandissimi, tu prima hai fatto il nome anche di Ezio Greggio, e che comunque la televisione, lo spettacolo lo fanno da anni. Ecco, cosa apprendi? Perché uno anche solo guardando riesce a capire e a imparare a far tesoro di qualcosa. Guarda, quando siamo andati a Monte Carlo, tra l'altro arrivavamo da una serata dove avevamo finito tardissimo a Vercelli e dovevamo avere tutto pronto alle 9 del mattino a Monte Carlo, quindi non ti dico la stanchezza. Sì. Poi vedo entrare Ezio Greggio a teatro vuoto, con noi parlava in italiano, col fonico audio parlava in francese e con il tecnico delle luci parlava in inglese, con una naturalezza che dici è incredibile. Poi devo dire la verità, io da Ezio Greggio mi aspettavo un attimino, sai, un po' di spiritosaggine. Noi entriamo tutti, buonasera, signore Ezio, buonasera, buonasera. E lui, allora mi raccomando, ragazzi, occhio alla penna, sono le 9, alle 10:30, bisogna finire. Ha preso la cartelletta e ha iniziato a parlare come se fosse proprio la serata e non c'era nessuno. Per farti un esempio, allora signori e signori, benvenuti, eccoci qua alla Festa della Comédie, un grande applauso. E aspettavo i tempi anche dell'applauso per poter avere poi una sua scaletta mentale. Certo. Quindi da quelle cose lì apprendi veramente tantissimo. Sì, la professionalità, il fatto di conoscere l'ambiente in cui si è, perché anche parlare più lingue vuol dire che uno ha avuto, dietro c'è uno studio pazzesco, è d'accordo, ma uno ha avuto modo di confrontarsi con tanti ambienti. E poi sì, la professionalità, perché si dice, no, molto spesso che la persona che fa il comico di professione nella vita magari non è proprio così comico, è più malinconico. Poi arriva sul palcoscenico e si trasforma totalmente dal meglio di sé. E questo sicuramente beh, poi è sempre bello vedere la retroscena. Guarda, a me è capitato con anni fa, in retroscena di X Factor, quasi per caso, quindi vabbè, conduttore all'epoca era uno dei più grandi anche a livello radiofonico, che è Alessandro Cattelan, e la professionalità, i tempi, ma il fatto di imparare tutto direttamente sul campo per poi riportarlo la sera col pubblico è davvero un qualcosa di formativo, e questo è perché sono grandi personaggi e lo capisci subito al primo colpo d'occhio. Allora, Vero, vero. io tornerei sulla tua musica, se ti dico sul mio soffitto. Allora, sul mio soffitto è un titolo che ha spiazzato un po' di persone, però lo spiego brevemente. Io non so te, ma prima di andare a letto, magari guardi in alto, guardi proprio sul soffitto e ti immagini delle cose, pensi a quello che farai domani, pensi al tuo futuro. Ecco, io sul mio soffitto intendo proprio cosa pensavo da ragazzino della mia vita. Devo dire che sono stato molto fortunato perché molte delle cose che chiedevo al soffitto si sono avverate, fortunatamente. Infatti in questo video c'è mia moglie e ci sono anche i miei due figli, Gabriel e Chiara. Allora, facciamo un passo indietro nel tempo di Daniele Tarantino e vediamo nel suo soffitto cosa c'era e soprattutto quali sono i sogni che è riuscito a realizzare. A fra poco. Daniele Tarantino con Sul mio soffitto. Daniele Tarantino, ma ci ha raggiunto Lia. Eccola qua, ciao! Eccola! Ciao,
Ciao a tutti! Senti, ti abbiamo visto anche qui sul videoclip, insieme a tutta la famiglia, possiamo dire che siete tutti musicisti, perché io ho visto un video anche di Chiara, vero? La piccina che cantava sul palco con voi. Allora, inizialmente, allora, è partito il più grande, è partito Gabriele, quando aveva l'età di Chiara di adesso, quindi aveva 8 anni, adesso ne ha 12. E poi ha perso subito lo stimolo, L'entusiasmo. ma l'ha preso Chiara e effettivamente stupisce anche noi. Ecco, non è che l'ha abbandonato per il calcio, vero? Perché di solito è la prerogativa maschile. Purtroppo no, Ah. io da quando è piccolo che provo a mettergli un pallone tra i piedi, dico guarda che lavori fino a 34-35 anni, Però becchi ne un sacco di guadagni, soldi. eh sì. Un sacco di soldi, invece non c'è niente da fare, non c'è verso. Niente, niente, lo sport non è il suo. E vabbè, dai, troverà anche lui la sua strada. Magari si avvicina alla musica, mai dire mai nella vita. Ah, Senti, certo. Lia, com'è nata la tua carriera e la tua avventura nel mondo della musica? Allora, la mia carriera nel mondo della musica è iniziata con un'orchestra della provincia di Venezia, Andrea Orlando, l'orchestra di Andrea Orlando Band, in cui ho militato per 4 anni, dopodiché, proprio in occasione di una crociera musicale, ho avuto il piacere di La conoscere Daniele, sfortuna. ma no. anche da Mareno di Piave, mi sono poi trasferita ad Alessandria, quindi dal Veneto al Piemonte. Sei di Mareno di Piave? No, perché più o meno Sì. io sono di Farra di Soligo, quindi più o meno siamo lì, quasi vicine. Senti, ma è nata prima la tua entrata nella formazione oppure è nato prima l'amore? No, è entrato prima l'amore, poi ho avuto Gabriel, quindi il più grande dei nostri figli. Dopodiché sono entrata con l'orchestra di Paolo e Paolo Tarantino e Serena al posto di Daniele, quando è andato nell'orchestra Bagutti. Successivamente sono entrata anch'io nell'orchestra Bagutti e ci sono stata per 2 anni, fino al 2014 che poi aspettavo Chiara e quindi mi sono fermata nuovamente e dall'inizio del 2016 sono entrata in orchestra con Daniele. No, ma che storia, ma potreste fare un film, no? Tutta la famiglia Tarantino, la storia della famiglia Tarantino, secondo me sarebbe interessante. Allora no, davvero, io ne approfitto per leggere alcuni messaggi che ci stanno arrivando. Allora abbiamo Dennis che dice complimenti a Daniele, complimenti a Lia, fanno delle meravigliose canzoni che poi sono tra l'altro richiestissime, l'ho detto anche prima in radio. Poi abbiamo Marisa che dice ciao Daniele. Siete una famiglia, la famiglia Tarantino fenomenale. Tu, Lia, tuo padre, tua sorella, Matteo, ma con tuo fratello. Ma tuo fratello dice non porta la fede al dito. Qua c'è un po' di gossip, non lo so. Semplicemente perché non è sposato, semplicemente per quello. Forse Marisa si era perso un passaggio, non lo so. Poi Hanno deciso abbiamo. di convivere, quindi. Insomma, poi ogni cosa a suo tempo, se vorrà sposarsi ci sarà tempo, allora porterà la fede al dito perché c'è anche chi da sposato non porta niente. Guarda, ti dico solo che Daniela ha aspettato 9 anni prima di metterla a me la fede al dito, due figli e 9 anni, quindi sì, I c'è miei stanno tempo. insieme da più di 30 anni, 32-33, ma mio papà la fede non la mette lo stesso. E quindi no, mia mamma ci ha rinunciato. Carlo dice: Che bravo Daniele, che bella Lia, che bella la sua famiglia. Bellissimo anche sul mio soffitto. Eh sì, è un bel video, devo dire, lo stavo guardando. C'è proprio questo bel senso di unione della vostra famiglia e si vede che non è solo Galeotta la passione per la musica, ma è proprio l'amore che si respira e che fate respirare sicuramente, visto i messaggi, anche ai nostri telespettatori. E poi Grazie. abbiamo Daniele che dice ciao Elisa, un salutone a te, ai bravissimi Lia e Daniele. Allora, questi fan che vi seguono ovviamente dappertutto, cosa rappresentano per voi? Beh, lavorativamente parlando rappresentano tutto, perché se no canteremo sotto la doccia e basta. Quindi rappresentano tutto lavorativamente parlando. E poi anche emotivamente parlando. Ci danno veramente quella carica
In più, io mi sono approcciato proprio a questo lavoro proprio per l'affetto che il pubblico ti dà. Anche quando ero molto giovane e le persone mi dicevano: "Guarda, Daniele, io purtroppo non posso uscire di casa, però tramite la televisione, tramite la radio vi ascolto e vi vedo sempre, mi fate molta compagnia." Questa cosa qua mi ha veramente emozionato, cioè mi sono soffermato a pensare, ho detto: "E vedi, nel nostro piccolo anche noi facciamo qualcosa di buono. Se possiamo allietare con una canzone, con un po' del nostro tempo, alcune persone che sono a casa, perché non farlo?" Assolutamente. È un po' quello che dicono gli ascoltatori. Io ci sarò e ci sono stati sicuramente anche in questi 2 anni piuttosto difficili, ma io ci sarò è anche il titolo del video che fra poco andremo a vedere. Allora lo lascio presentare a te. Beh, fa parte del primo album della mia orchestra, ero un filino più giovane, e anche forse un filino più magro, vero? Però Ma no, ma vabbè, sei no, sempre magro. adesso sai, passando i 40 comincio già a vederli dal telefono e dico: Sì, ma i 40 Ma... li ha passati da 4 giorni, non è che sia È vero, ho visto così. che hai compiuto gli anni, tra l'altro, auguri in ritardo. Sì, ho visto, mi sono documentata un po' su Facebook, però dopo parliamo anche del Grazie. compleanno, tra l'altro. Sì. Allora, io da quando sono partito con la mia orchestra ho sempre cantato questa canzone, un po' per scaramanzia, perché comunque parla sempre al futuro, un po' perché mi piace veramente un sacco e spero che piaccia anche al pubblico. Allora facciamo così con i nostri telespettatori, andiamo subito a vederci il video di Io ci sarò, Daniele Tarantino, e poi ritorniamo con entrambi, sia Daniele Tarantino che Lia per l'ultima parte. Seconda parte di Giro di Tacco, non sono da sola, come sapete ci sono Daniele Tarantino e Lia. Allora, com'è andato questo compleanno? Alla grande, devo dire alla grande. Allora, la sera tra sabato e domenica, quindi tra l'8 e il 9, avevamo una serata vicino in provincia di Novara e quindi alla mezzanotte mi hanno fatto la festa, Sì, gli quindi... abbiamo proprio fatto la festa. Pensa che sono arrivati de degli amici anche dall'Abruzzo, che quando sono Meraviglia! entrati ho detto: "Guarda, sono loro davvero incredibili, hanno fatto una macchinata per esserci proprio alla serata del compleanno." E poi invece il giorno dopo in famiglia e con gli amici è stato un po' più casinista, diciamo, Sì, come festa, goliardico. goliardica. Ecco, in famiglia, dicevo e chiedevo anche un po' in radio, famiglia di musicisti, quando ci si ritrova a tavola insieme, che poi diventa difficile, soprattutto nel periodo estivo dove date ce ne sono un sacco, di cosa si parla? Sempre di lavoro oppure comunque c'è la divagazione anche su altri argomenti oppure ci sono anche dei confronti costruttivi? Insomma, entriamo proprio e ci sediamo a tavola con la famiglia Tarantino, cosa succede? Allora, si parla un po' di tutto, eh? Si parla, sì, Del derby Inter Milan, perché Matteo esatto, interista e Daniele milanista. si parla di musica, si parla di abbigliamento, si parla un po' di tutto, diciamo. Però Ecco. sì, diciamo che il discorso sulla musica cade sempre, perché ovviamente con mio fratello, con mio papà, con mia sorella ci rapportiamo molto, cioè diciamo com'è andata quella serata, com'è andata di là, ne parliamo spesso, sì. Allora, tu hai una carriera e insomma ce l'hai raccontata anche con qualche aneddoto, una storia anche molto bella, un grazie che ti senti di dire. Ma sicuramente a mio papà. Il primo grazie a mio papà perché è quello che mi ha fatto poi avvicinare alla musica. Lui c'è stato un periodo, ti racconto anche questo aneddoto, che lui voleva proprio smettere con l'orchestra. E io gli dissi: "Papà, guarda che è un peccato perché adesso che comunque ti sei fatto un nome, stai crescendo così, ti puoi togliere anche delle soddisfazioni." Allora lui mi disse: "Guarda, Daniele, io vado avanti, se entri tu, e poi piano piano l'orchestra la rilevi tu." Allora poi è stato così, cioè è stato così relativamente, perché io sono entrato poi con lui e poi dopo 3-4 anni sono entrato con l'Orchestra Italiana Bogutti. Devo dire che mio papà ha appoggiato a pieno, anzi mi ha spronato lui ad andare proprio con questa grande famiglia, questa grande orchestra, però il primo grazie sicuramente a lui. E
E poi, guarda, ti posso dire una cosa, un grazie anche a me stesso, perché io mi ricordo quando ero piccolo, quando ero bambino, c'era il cantatù, il famoso cantatù di Fiorello, ma ancora Sì. prima io cantavo tutto il giorno a casa, mi registravo, c'era il famoso rec e play, cassetta da una parte e cassetta dall'altra. E lì ho imparato a capire dove sbagliavo, ho imparato ad ascoltare i grandi cantanti dire: ah, annaggia, mi piacerebbe anche a me arrivare a fare quelle cose lì. E sicuramente i vicini non credo che siano stati molto contenti, però io cantavo tutto il giorno. Senti, se non avessi intrapreso questa professione, vabbè che insomma hai una laurea, giusto? Comunque Un sei un diploma di diploma. odontotecnico, sì. E il piano Ma B sarebbe probabilmente stato? l'avrei fatto. Sì. Tu lì hai Probabilmente invece. avrei fatto quello, però no, guarda, no, non te lo so dire, non te lo Sì, so dire. perché alla fine la musica ha preso il sopravvento. Lia, invece, se non avessi cantato nella vita, un sogno nel cassetto alternativo. Un sogno nel cassetto alternativo. Allora, a me è sempre piaciuto la ristorazione, il bar, queste cose qui, perché fin da piccola mi affascinava, ecco, questo ambiente. Quindi un piccolo sogno era quello di avere un bar mio, un bar piccolino, non una cosa grande da gestire. Poi invece ho iniziato facendo l'uno e l'altro, quindi lavorando in un bar e cantando la sera, cantare e di giorno, il mattino in un bar. E poi di conseguenza sono andate le cose. Solo canto e il bar è stato accantonato. Adesso è ritornato il bar e anche il canto, quindi è stato un po' un su e su. Quindi più o meno, e quindi possiamo dire che a casa Tarantino si mangia bene. Si mangia bene, sì. Mangia Qual bene, sì. è il tuo Ma piatto poi più? io ho una suocera che è bravissima a cucinare, per cui rubo anche tanto le ricette della suocera, chiedo tantissimo consiglio alla sua mamma perché è veramente, veramente brava a cucinare. Quindi cerco di carpire bene le cose migliori da fare. Ma qual è il tuo piatto forte, Lia? Le lasagne. Mamma mia, quelle classiche con ragù o anche Sì. elaborate, adesso va la Sì, zucca quelle per classiche esempio. al ragù, che poi con te posso anche chiamarlo pasticcio, Sì, giusto? puoi chiamarlo Ecco, papà. pasticcio. Però sempre quello è una bontà unica, tra Esatto. l'altro. Allora, la canzone bella. Due parole di presentazione, chi me le fa? Dai, tocca a te adesso. Allora, Bella è una kizomba che ha scritto Matteo Bensi per il primo disco di Daniele. Una canzone che solitamente Daniele dedica a tutte le donne, perché già la parola bella rappresenta la femminilità, la donna. E quindi anche oggi noi vorremmo dedicarla a tutte le donne, questa bella kizomba dal titolo Bella. A tutte le donne, in particolare ovviamente a Lia, la nostra ospite, allora andiamo a vederci il video di Bella. Bella, dedicata a tutte le donne di Radio Sorriso TV e stanno scrivendo in tante, tra l'altro. Quindi farei uno spazio messaggi adesso come adesso. Abbiamo Teresa dalla Costa Azzurra, ci sta guardando da lì, che dice: meravigliosi tutti i Tarantino. Poi ci ha immortalato anche dalla televisione, perché ci sono quegli ascoltatori e telespettatori che fanno le foto, poi ce le inviano e insomma ci dimostrano anche così tanto tanto affetto. Poi abbiamo Rosa e Roberto da Milano. Tantissimi saluti ai bravissimi Daniele e Lia, un grande abbraccio, scrivono. Grazie. Poi abbiamo Enzo e Silvia di Rivoli e dice: ciao Lia e Daniele, ci mancate. Un abbraccio. Anche Anche voi. voi. Perché poi la cosa bella è che si crea, dicevamo anche prima, un rapporto importante, no? Con i fan, coloro che vi seguono sempre, magari ogni tanto non hanno la possibilità perché siete in giro per l'Italia, e si crea quel rapporto di fiducia e quel rapporto di familiarità che nella musica da ballo si incontra, mentre se si va in realtà un pochino più grosse, invece è molto più difficile instaurare certi tipi di rapporto. Anche per voi è così, suppongo. Assolutamente, assolutamente. Hai detto proprio bene, magari in un ambiente un po' più grande si ha anche forse più difficoltà a incontrare le persone. Noi invece, essendo proprio a contatto proprio
vicini vicini, abbiamo instaurato negli anni un rapporto bellissimo con alcune persone che dura nel Nel tempo. tempo, bravo. E quindi magari, sai, a volte uno si può anche stufare, invece ci sono persone che fanno anche 2 o 3 serate di fila a venirsi a sentire. Questo per noi è un motivo di orgoglio enorme. Tanti chilometri, si Tanti fanno tanti chilometri. chilometri, li troviamo, spuntano nelle serate più impensabili da nord a sud. No, è proprio bello. Ma ci sono quelli che vi portano, come capita ogni tanto qualche ascoltatore che passa di qui in via delle Mimose e ci portano, non so, la marmellata, il prodotto anche artigianale realizzato da loro. Capita anche a voi? Allora, è questo il bello. La differenza tra me e Lia è che solitamente a Lia gli portano i fiori, magari, sai, le rose, queste cose qua. Io invece vado a casa magari con le zucchine, con le melanzane, con la frutta, Salami. i salami, queste cose qua, che devo dire la verità, a me fanno tanto, tanto piacere. Eh sì, poi tornano sempre buone, no? Perché di solito sono quelle cose fatte in casa o comprate dal macellaio, non lo so, dalla cantina di fiducia, quindi sono cose di cui tener conto sicuramente. Allora, abbiamo Brunetta da Conselve che dice saluti a Daniele e Lia, bravissimi cantanti, speriamo che avvengano qui in Veneto a cantare così possiamo vederli, perché è tantissimo che non li vediamo, scrive. C'è È un po' qualche... che È effettivamente vero. non veniamo lì in Veneto. È un po'. Ecco, c'è qualche data prossima che volete annunciarci? Non necessariamente in Veneto, anche perché ci vedono veramente da tutta Italia. Allora, la memoria è lei. Allora, sabato Allora, siamo. sabato sera saremo in provincia di Massa Sì, ok. e il locale si chiama Valle della Luna a Licciana Nardi. E saremo ospiti, Daniele ed io, e mentre il 26 di questo Brava. mese saremo in provincia di Modena, Spilamberto, e sarà una tarantinata, quindi ci sarà l'orchestra di Matteo, ma saremo tutti assieme, quindi una bella tarantinata in provincia di Modena. Che meraviglia, davvero. E invece a livello discografico c'è qualcosa che bolle in pentola? Magari qualche nuovo singolo, qualcosa al quale state lavorando? Al momento stiamo raccogliendo un pochettino di brani, di provini per vedere poi se uscire con un lavoro discografico nuovo per l'estate e quindi direi tipo maggio per poi sfruttarla molto bene durante l'estate. Adesso stanno arrivando belle, però guarda, non dico niente perché ogni volta che faccio dei Garanzia. progetti succede qualunque cosa, quindi dico niente, boh, sto bravo. Sicuramente è successo qualcosa in questi 2 anni. Voi come li avete vissuti? Li abbiamo vissuti. Come dicevo, guarda, fortunatamente noi abitiamo in campagna, quindi avendo un piccolo giardino, poi dietro abbiamo un pezzo di bosco, siamo anche potuti uscire più frequentemente di chi magari abita in città e quindi non aveva la possibilità. Quindi questo ci ha salvato molto. Io ho imparato a fare dei risotti Sì, buonissimi. è vero. Prima Confermo. non prendeva in mano una pentola, adesso veramente vale la pena. Che poi E poi. è stato un po' il trend di tutti, no? Si sono messi ai fornelli, c'era la farina che mancava perché tutti facevano pane, pizze, dolci, insomma, chi più ne ha più ne metta, anche tu ti sei lasciato un po' Esatto. travolgere. Esatto. Poi avevamo i bambini in dad, uno in salotto, uno nella cameretta, e quindi io per forza o stavo in cucina o stavo in bagno e non Noi era il avevamo caso. cucina e bagno, ecco, quindi... Mamma mia. Sì, perché poi si salva chi ha una casa abbastanza grande, magari su più piani uno si prende un piano, però è stata veramente difficile la gestione anche familiare con le varie classi scolastiche, chi doveva fare e svolgere altre mansioni. Quindi bisogna dire bravi a tutti perché ce l'abbiamo fatta e adesso finalmente si è ripartiti più forti di prima, più consapevoli anche che forse alcune cose sono fondamentali e quelle cose, quei valori a cui bisogna appigliarsi sono quelli come la famiglia, per esempio, no? Che forse si era un po' perso con la frenesia, invece è una di quelle cose che ci dà sostegno anche in questi momenti. Allora, chiudiamo, Bravissima. Va sì, ho fatto un monologo, guarda, chiudiamo con bene. il male dell'agnello. Chi mi presenta questa canzone?
dal titolo piuttosto particolare, perché ambiguo. Parliamo ambiguo. Di male, sì, mi viene in mente qualche riferimento religioso, male e l'agnello che è il simbolo di purezza. Diciamo che non c'entra niente. Allora, praticamente accorciandola, il male dell'agnello è quello che cresce la pancia e cala. Basta, non si dice il resto. Boh. Ah, ha già capito. Già allora, capito, Pensavo di dover spiegare un po'. Allora, no, poi tra l'altro, adesso è un'ora che molti avranno finito di mangiare, non mi era proprio il caso. Uno magari si sente in colpa di aver mangiato un po' troppo. E invece è giusto, uomini, è giusto, dovete stare attenti, perché davvero, se cresce la pancia poi è un disastro. È un disastro. Allora, io intanto vi ringrazio anche per essere stati in nostra compagnia. Vi aspettiamo in Veneto, quando venite a fare una capatina, avete qualche data, sapete che le porte di Radio Sorriso e Radio Sorriso TV sono aperte. Grazie. Vi ringraziamo, ringraziamo te, ringraziamo tutto lo staff e tutti coloro che ci hanno ascoltato e guardato. Grazie mille. Grazie, una buona giornata. Io ricordo invece ai nostri telespettatori che il Giro di Tacco ritornerà stesso posto, stessa ora, quindi dalle 13 alle 14 a partire da lunedì. Vi auguro un buon weekend, ciao a tutti, e grazie anche a Carlotta e Giovanni che sono stati un po' gli angeli custodi, un po' i registi della puntata di Giro di Tacco. Grazie, ciao ciao.